Cari amici di Italia News, bentornati sul canale Sovranista. In questa settimana ho pubblicato poco e mi scuso, però rimedio con questo super video e diamo il benvenuto ad un super ospite, l'avvocato Marco Mori. Grazie dell'invito, un saluto a tutti. Oggi torneremo negli anni 90. Quanti anni avevi all'epoca, Marco? Nel 14, 94, 14 anni. 14, 12 anni nel 90, poi sono del 78, quindi quegli anni lì, adolescenza. Adolescenza, ma anche di europeismo sfrenato. Oggi in questo video, attraverso, ti avevo già promesso in passato, il dibattito storico Berlusconi-Occhietto del 23 marzo 94, e scopriremo che già da 25 anni il paese era spacciato. Altro che, diciamo che allora ero veramente troppo piccolo per capire determinate cose, ma il trionfo liberista era più che evidente. Il partito unico liberista, diciamo. Allora, come detto, Berlusconi, vabbè, non ha bisogno di tante presentazioni. Occhietto era il segretario dell'allora nascente PDS, cioè Partito Democratico della Sinistra, che appunto era l'antisegnano del PD. Recentemente è stato pure in televisione, ha presentato un libro chiamato L'eclissi, la lunga eclissi, passato e presente del dramma della sinistra. Però adesso scoprirete attraverso le frasi di Occhietto, perché già all'epoca la sinistra era morta. Quindi bando alle ciance, cominciamo. Sei pronto, Marco? Ci sono. Poi, tra l'altro, più che la sinistra morta, stavano per preparare il funerale a noi, detto tutto, dicendo la pura verità, no? Perché, come vedi, sono ancora vivi e vegeti e sempre più liberisti. Sì, infatti, Occhietto era coetaneo di Berlusconi, entrambi classe 1936. Ok, cominciamo. Questa era come Occhietto ha aperto le danze al dibattito, e c'è questo al centro di Mentana. E poi c'erano anche altri giornalisti. Ascoltiamo. Io voglio ricordare che ieri Berlusconi ha chiesto con che faccia mi sarei presentato oggi a questo incontro, dal momento che ero il mandante di un complotto nei confronti di Forza Italia. Eccomi qua, con questa faccia. Cioè con la faccia di una persona onesta. Ok, questo, insomma, questo già era come si presentava all'epoca, c'è cioè quindi la questione morale, la famosa questione morale, che serviva semplicemente a giustificare la governance economica. Come oggi, la questione morale è ottima perché la gente ovviamente che non comprende temi che chiaramente non vengono spiegati sui grandi media viene stordita da questi concetti secondari di onestà, come se ovviamente soldi rubati, anche in caso di tangenti, corruzione, era l'epoca di Tangentopoli, possano incidere sulla quantità di moneta circolante, sulla base monetaria realmente creata. La moneta nell'economia, bisogna ribadirlo ancora una volta, è quella che è stata creata. Poi la moneta passa di mano in mano con transazioni. Alcune sono transazioni lecite, altre sono transazioni illecite. Ma tutti i soldi che avete in tasca sono passati sia da transazioni lecite che illecite. È assolutamente normale che sia così. Le transazioni illecite non hanno tolto nulla alla base monetaria circolante. Questo deve essere chiarito. La questione morale è tutto un altro punto di vista. Cioè, è evidente che io non sono favorevole a fenomeni di corruzione, delinquenza, eccetera, ma dire che la delinquenza e la corruzione e altro riducano la moneta a disposizione del popolo è un'autentica idiozia. È come dire che uno più uno fa sette, cioè roba veramente inaccettabile. Cioè, ma ora scoprirete che in questo video la vera corruzione è quella di chi si è convertita al neoliberismo. Andiamo avanti. Beh, anche perché, voglio dire, anche lì fa ridere pensare ai criminali di serie B, quelli che al massimo rubano una mela, e non pensare alle grandi multinazionali, alle grandi banche d'affari che a questo punto operano a livello internazionale. Quindi la mafia anche del passato, quella che ancora esiste in Italia, è veramente roba da poco rispetto a questa mafia finanziaria mondiale che sta letteralmente schiacciando il pianeta, perché questo è il termine di paragone. E contro quella mafia nessuno parla, anzi, sentiamo Mattarella ancora ieri che fa discorsi chiarissimi in favore degli operatori economici. Quando parla di operatori economici, parla di tutelare gli speculatori, c'è poco da fare, questo significa. Allora, il dibattito dei Braccio di Ferro dura 1 ora e mezzo. Per i primi 30 minuti non fanno altro che litigare, principalmente sia con la mafia che per insulti personali. Però alla prima domanda e alla governance economica, ecco cosa succede. De Bortoli. Allora, supponiamo che il vostro schieramento abbia vinto le elezioni e che abbia tempo di governare e non pensi solo a schiacciare l'avversario e a smentire e querelare i giornali. La prima emergenza è quella di coprire il buco aggiuntivo di almeno 15 mila miliardi che si è aperto nei conti dello Stato. La Banca d'Italia probabilmente vi avvertirà che bisogna dare un segnale forte
e convincere i mercati che l'azione di risanamento non sia interrotta. Promettere un taglio delle spese è troppo poco, probabilmente è impossibile ridurre le tasse in questa fase. Voi che cosa fate? Correte il rischio di una crisi della lira e di una crisi dei titoli di Stato o aumentate le tasse? In ultimo, non è che ci aumenterete la benzina nei primi 100 giorni del vostro governo? Allora, già partiamo malissimo, perché all'epoca volevamo far passare che lo Stato fosse una famiglia che avesse un buco da sanare e che ci bisognasse obbedire a questi mercati. Ma andiamo ad ascoltare le loro ricette di Berlusconi e Occhietto. Ma io credo... Intanto bisogna dire che se il ministro Spaventa, che è mio avversario nel collegio numero uno a Roma, invece di fare una campagna che lo occupa totalmente a base di stravolgimenti della realtà del nostro programma e a base di insulti nei miei confronti avesse fatto meglio i conti, non ci sarebbe questo buco di 15.000 miliardi. E poi ritengo, e noi lo erediteremo, ecco, io ritengo che non si possa assolutamente continuare a procedere come si è fatto finora, con manovre o manovrine, perché non si risolve assolutamente niente. Credo che si debba procedere ad una riorganizzazione profonda dello Stato, credo che si debba procedere a un lavoro molto duro nei confronti della spesa pubblica e nei confronti di tutte quelle che sono il sistema anche fiscale. Credo che non sia giusto, non si possa pensare di andare a cavare ancora soldi dalle tasche degli italiani per coprire questo ultimo buco che avremo appunto in eredità. Penso che si potrebbe procedere in altro modo, per esempio accelerando le privatizzazioni di una qualche azienda pubblica, e credo che ce ne siano molte. Allora, Berlusconi qui si presenta come il padre delle riforme strutturali, dei tagli alla spesa pubblica e delle privatizzazioni. Andiamo a schiantare Occhietto, che non è nemmeno... Mario Monti, no? Cioè, fondamentalmente pari quello che disse poi Monti dal 2011 in poi. Cioè, non cambia una virgola, semplicemente non ce lo ricordavamo. Allora, ascoltiamo Occhietto. Occhietto. Ma io ritengo che la cosa essenziale sia quella di continuare nel programma di risanamento e di abbattimento del debito pubblico avviata dal governo Ciampi. Sostenere che il governo Ciampi ha portato al buco dello Stato in Italia e tantomeno Spaventa è una cosa che si giudica da sé, perché questo fatto è avvenuto nel periodo glorioso dei governi del CAF, che hanno sperperato, distrutto il patrimonio pubblico, rubato, costruito clientele, tanto è vero che nel momento stesso in cui non hanno più quelle vecchie clientele si devono presentare altri nella campagna elettorale perché non prenderebbero più voti. E quindi il problema è il risanamento, l'abbattimento del debito pubblico attraverso una politica che non può annunciare demagogicamente che vengono tolte le tasse, ma che deve capire, se si vuole essere dei veri statisti in questo paese, che bisogna abbassare gradualmente il debito pubblico e poi abbassare gradualmente il carico delle tasse. Chi vuole operare rapidamente solo in una direzione o rapidamente solo nell'altra direzione sbaglia e porta al disastro. Quindi io credo che non si può presentare una soluzione demagogica e bisogna dire la verità agli italiani. Beh, Berlusconi si presentava come appunto il padre delle privatizzazioni e il governo Ciampi già le attuava le privatizzazioni. Eh beh, altro che con un certo Paolo Savona originariamente, che poi litigò con Ciampi e litigò con Prodi perché comunque la loro linea era troppo morbida. Prodi allora era Lieri, che era lo gioiello che andava smantellato fondamentalmente, e Savona, che dette via a questo processo di privatizzazioni, addirittura si trovò in conflitto proprio perché non si andava fino in fondo. C'era una certa resistenza a completare l'opera o a lasciare allo Stato margini di controllo sul settore privato. E chiaramente di questo discorso sconcerta la totale identità, uguaglianza di vedute tra la sinistra e Berlusconi. Cioè, sono esattamente identiche, identiche nelle ricette, identiche nelle diagnosi, identiche poi nelle posizioni e nelle soluzioni politiche che vanno a proporre. È delirante se si considera che in realtà
era vero esattamente il contrario, cioè effettivamente la nostra situazione economica in quel momento non aveva nessun problema legato al debito pubblico, ma anzi il problema stavano per iniziare, perché iniziavano proprio nel momento in cui si voleva iniziare a ridurre la spesa pubblica, cominciare a privatizzare e spazzare via lo Stato. Da qui nasce il periodo veramente difficile per il paese, che poi lo sappiamo, si era aperto con lo SME del 79, il divorzio dell'81, quindi tutta una serie di provvedimenti che avevano già minato alla base la sovranità monetaria nazionale, reso più complicato per lo Stato l'emissione della giusta quantità di moneta nell'economia, e da lì in poi la conseguenza fu la crisi, che venne utilizzata allora come oggi per andare verso un più Europa, perché poi il discorso è sempre stato questo: il più Europa che diventa il regno chiaramente del potere economico, perché il potere economico vede male il singolo Stato, perché il singolo Stato può limitare, per interessi nazionali del suo popolo, può limitare il suo potere, la sua forza di azione, la sua ingerenza. È evidente che se si fa un superstato più grande ab origine sotto il totale controllo del potere economico, tu non hai più questo fastidio degli staterelli locali che ti rompono le scatole. Questo è. E poi se ci pensate, anche in chiave di chi spesso parla, invoca l'Unione Europea, viene fatto sempre per andare a portare questa Unione Europea contro il resto del mondo, per competere con il resto del mondo, per battere il resto del mondo, perché poi la competizione significa uno contro l'altro, quindi primeggiare verso qualcun altro, che in definitiva altro non è della più spiccata forma nazionalista e imperialista che possiamo concepire. Quindi chi chiede l'Unione Europea in quest'ottica la chiede per poter sconfiggere il resto del pianeta. È qualcosa di veramente aberrante pensare che questi sarebbero pacifisti perché non vogliono gli stati nazionali. Fino a prova contraria, uno stato nazionale per dimensioni più piccolo riesce con molta più difficoltà a incidere, a rompere le scatole ai suoi vicini di quanto non possa farlo un grande stato unico a livello continentale, come saranno gli Stati Uniti d'Europa, che nasce proprio col preciso intento di dire basta a Russia, Stati Uniti e compagnia bella, e quindi di andare a quel punto verso uno scontro che potrebbe essere fatale addirittura la nostra civiltà, la nostra civilizzazione. Che poi, questo è il quadro. Che poi Occhietto, no? Non so se hai fatto caso, disse dare la colpa del buco al governo Ciampi, dà poi la colpa alle ruberie e agli sprechi, quando Ciampi, come hai ricordato, era l'artefice del divorzio bancario. Chiaro, ruberie e sprechi, ripetiamolo ancora una volta, non hanno in realtà tolto nulla al bilancio dello Stato, perché uno dice, tu potevi spendere 100, hai speso 120 perché 20 sono andati in corruzione tangenti, bene, ma le corruzioni e le tangenti in cosa sono finite? Cioè la gente ha preso i soldi, ha rischiato, ha commesso un reato, poi li ha messi in una teca, li ha messi in un forziere, nel forziere di Paperon dei Paperoni, che cosa ha fatto? Oppure li ha spesi questi soldi, che è quello che fa la maggior parte delle persone che delinque. I soldi vengono spesi e quindi sono all'interno dell'economia, e una volta che li spendi rientrano in un circuito dove fanno anche transazioni lecite. Le transazioni lecite portano gettito, quindi in definitiva è una grandissima balla, perché se non ci fossero stati quei 20 miliardi di spese in più, il gettito sarebbe più basso, perché poi anche questo è un altro concetto macroeconomico che non entra in testa nelle persone, perché non viene spiegato come sempre, ma è ovvio ed evidente che un incremento della spesa pubblica incrementa automaticamente anche le entrate dello Stato e il gettito fiscale, perché questo è assolutamente automatico, perché la moneta in più che circola nell'economia genera nuove tasse, nuove entrate per lo Stato, quindi non cambia assolutamente nulla, fermo restando che lo Stato, su tutto, l'hai già detto tu prima, non è una famiglia, lo Stato arricchisce il settore privato quando spende più di quanto tassa, quindi quando fa chiaramente deficit. È del tutto normale, perché lo Stato, se è tale, la moneta la crea, qualcuno la moneta la deve creare. Se vogliamo che la moneta aumenti nell'economia reale anno dopo anno, complessivamente la politica di uno Stato nel lungo periodo deve essere sempre di deficit, cioè deve ogni volta espandere la base monetaria. Come espandi la base monetaria? La espandi chiaramente man mano che l'economia cresce, e questo, signori, lo diceva addirittura Adam Smith, cioè parliamo del precursore della scuola classica, di quello che forse anche non troppo giustamente viene considerato il padre dell'attuale liberismo, perché poi non era così liberista estremo come questi soggetti, ma lui stesso aveva chiarissimo a fine del 1700 che era necessario, man mano che uno Stato aumentava il numero di scambi,
di avere una più moneta in circolazione, era ovvio, perché altrimenti non si sosteneva a livello degli scambi. Cioè la moneta nasce come alternativa al baratto e chiaramente più un'economia scambia velocemente, più un'economia è attiva, più serve base monetaria per mantenerla. È una cosa del tutto banale. Queste merde che abbiamo sentito adesso in questi video sono partiti dagli anni 90 a raccontare alla gente che dovevamo ridurre la base monetaria circolante, perché questo significa tagliare la spesa, e questo avrebbe dato benessere. Ovviamente questa era una grandissima truffa. Io non so se allora Occhetto l'avesse capito o meno, mi interessa poco dal punto di vista penale valutarlo, ma è chiaro che nel momento in cui tu fai un ragionamento di questo tipo, stai letteralmente e deliberatamente facendo in modo di creare una crisi così forte, così radicale nello Stato, da fare in modo che le grandi gruppi d'affari, quei poteri economici, quei gruppi economici di cui parla anche Mattarella, si prendessero per quattro nicchie l'intero paese. Si prendessero le aziende, le industrie, l'abbiamo visto quello che è successo in questi anni, e si prendessero poi il conseguente potere politico per condurlo dove vogliono loro, che è chiaramente in chiave poi antirussa, prevalentemente anticinese, forse anche anti-Stati Uniti, non lo sappiamo, perché poi lì bisogna vedere a livello di grandi gruppi finanziari se sono gli stessi americani che comandano in Europa, oppure se in Europa si sono creati qualche gruppo e qualche fazione un po' dissidente che vuole addirittura lo scontro con questi altri gruppi. Però è risico, eh? È risico a livello globale che si è spostato a livello dei piccoli stati-nazioni a questi macro continenti, a questo punto, che si preparano a una guerra, perché poi la linea, se non ci riprendiamo un minimo di cervello, è questa, purtroppo. Che poi nel risico, appunto, se conquistavi un intero continente avevi un bonus di armate. Beh, sì, ma in effetti la forza che tu raggiungi in quel modo è decisamente superiore. Per questo, più uno Stato è grande, più il suo livello di nazionalismo e imperialismo è preoccupante per il resto del mondo. Perché un piccolo paese nazionalista non è pericoloso. Una grande Europa, una Russia, gli Stati Uniti d'America, che insomma l'abbiamo visto per anni quante guerre hanno fatto in giro per il mondo, beh, sono una grossa minaccia per la pace mondiale. Proprio perché adottano politiche che sono volte a imporre le proprie scelte fuori dai confini nazionali. Perché intendiamoci, il punto chiave per la pace qual è? Il punto chiave per la pace è uno Stato che gestisce in maniera chiara, netta, tutto ciò che è dentro il suo territorio, ma che ovviamente non fa nulla che possa sfociare fuori dai propri confini. Quindi che è disposto a limitare la sua sovranità quando travalica i confini nazionali, quando gli effetti di una tua decisione sovrana colpiscono l'estero, a quel punto sì che puoi limitarti. E questo diceva la nostra Costituzione, che chiaramente non parlava di cessioni. Purtroppo oggi invece facciamo dichiaratamente, deliberatamente, l'ha detto ancora Mattarella l'altro giorno, un'Unione Europea per riuscire a incidere fuori dai confini nazionali. Questo è gravissimo, perché è un totale contrasto col disposto dell'articolo 11, col ripudio della guerra da parte dell'Italia. Si vogliono gli Stati Uniti d'Europa per andare a rompere le scatole ai vicini, per imporre la nostra forza, per vincere la sfida globale. Vincere la sfida globale significa ovviamente mettere qualcuno in condizioni peggiori di quanto sia oggi, e questo porta al conflitto inevitabilmente. Allora, andiamo avanti. Adesso quello che tutti voi è passato alla storia come il milione di posti di lavoro. Ecco come Berlusconi li voleva creare. Io ne ho proposti 6 nel libro, che esce tra l'altro il 5 novembre, la morte della Repubblica, 6 milioni di posti di lavoro. Berlusconi, sentirete, ora li ha proposti in modo assolutamente non fattibile, tagliando la spesa pubblica. Io li ho proposti assumendo nel settore pubblico tutti i disoccupati volontari nazionali, una cosa che si può fare tranquillamente, che creerebbe più ricchezza nel paese, perché il vero modo per vivere sopra le nostre possibilità non è quello finanziario, ma ribadiamolo ancora una volta, è far sì che la gran parte della popolazione resti con le mani in mano. Questo è vivere sopra le nostre possibilità. E noi avremo modo per impiegare tutta la nostra forza lavoro, perché guardatevi intorno, non funziona nulla nel nostro paese, perché ci sono troppe poche persone che lavorano, i processi sono lenti perché mancano magistrati, ospedali carenti di personale, non parliamo della sicurezza e insicurezza del territorio, in giorni ancora di caos su tutto il territorio nazionale, anche qui a Rapallo, dove avete visto una mareggiata sicuramente eccezionale, asfalto la passeggiata, sicuramente un evento eccezionale, ma se oggi Rapallo impiegasse tutta la sua forza lavoro disponibile per rimettere a posto, potremmo risistemarci in molto meno tempo rispetto a quello che avverrà, dove dipenderemo come sempre da scelte di terzi, perché ovviamente senza i soldi nessuno qui la toccherà niente e rimarremo con le coste sfasciate. Questo è un contesto ed è un'azione che è assolutamente fattibile, che deve essere fatta: espandere il settore pubblico, poi il settore pubblico e l'espansione del settore pubblico rifarà partire il settore privato, che dovrà assumere direttamente dipendenti già occupati nel settore pubblico per espandersi, punto. Questo è l'unico modello possibile, un modello di piena occupazione costante. Tutto il resto è una truffa che vale ed è utile per il potere finanziario, che chiaramente
vuole quella che ancora ieri Mattarella ha elogiato, la stabilità, perché vuole la stabilità al potere finanziario, la stabilità dei prezzi, perché loro non commerciano nell'economia reale, non entrano nell'economia reale, speculano e basta. Quindi titoli di Stato, azioni, tutto questo mondo finanziario, prestiti, derivati, eccetera, eccetera, che si basa sul fatto che la moneta sia stabile nel valore, perché se si svalutasse loro non potrebbero controllare i paesi attraverso queste operazioni finanziarie. Quindi il loro nemico è l'inflazione, il nostro amico invece è l'inflazione, perché se noi assumiamo 6 milioni di dipendenti, mettiamo 100 miliardi in più ogni anno nell'economia reale, l'Italia riparte, la crisi finisce, torniamo tutti belli contenti perché andiamo verso un paese migliore, ma certamente scordatevi l'inflazione o la deflazione attuale, quindi un'inflazione bassissima, addirittura deflazione, avremo un tasso di inflazione iniziale 6-7% e in questo modo il paese tornerà a crescere in maniera forte, forte, forte. Chiaramente questo comporterebbe lo sfascio completo del mondo finanziario, cosa che certamente non vogliono per ragioni di bieco interesse politico. Allora, dai, ascoltiamo la ricetta di Berlusconi. Di nuovo Lerner. Io vorrei tornare ai problemi di contenuto programmatico, perché immagino che i telespettatori siano molto interessati a sapere con chiarezza le vostre diverse opzioni, i vostri diversi programmi sul tema del lavoro, dei posti di lavoro che non ci sono. Ha fatto molta sensazione in campagna elettorale, non so se chiamarla la promessa, l'impegno, l'obiettivo di Berlusconi per 1 milione di nuovi posti di lavoro in caso di vittoria del suo schieramento. So che ha anche firmato un referendum di Pannella in cui si chiede l'abolizione dell'istituto della cassa integrazione speciale. Sono tutti piccoli elementi di programma che però vorrei capire meglio. Quindi ipotesi liberista spinta, niente cassa integrazione, nuovi posti affidati alla libera intrapresa senza troppe ingerenze dello Stato. Occhetto, d'altra parte, voi avete appoggiato un governo che ha firmato grandi accordi sindacali, come quelli sul costo del lavoro, sulla flessibilità, e in difesa anche di accordi con aziende nei quali invece la cassa integrazione, i cosiddetti ammortizzatori sociali, in un periodo di crisi sono previsti. Allora, qual è la differenza tra voi su questo punto? Allora, quindi Berlusconi voleva l'abolizione della cassa integrazione, mentre Occhetto già si parlava all'epoca di costo del lavoro e di flessibilità nel 94. Andiamo a Sì, ascoltare. speculari, come oggi. Ascoltiamo Berlusconi. Beh, intanto io devo dire che quello di 1 milione di posti è una promessa, è un obiettivo ed è anche un impegno, ma che siamo assolutamente convinti di poter raggiungere, perché conosciamo bene la situazione del lavoro in Italia. Oggi cosa succede? Succede che ci sono in Italia moltissimi imprenditori. In Italia c'è un patrimonio di imprenditorialità diffusa che nessun altro paese, nemmeno i paesi a noi vicini, ha. Ci sono 4 milioni di imprenditori che in questo momento sono senza fiducia, che hanno dei rapporti difficili con il loro lavoro, hanno dei rapporti difficili con la pubblica amministrazione, che generalmente si comporta come una macchina politico-burocratica amministrativa che è perfetta per creare difficoltà. Ecco, io sono assolutamente convinto che se questa macchina cambierà la sua mentalità, se il prossimo governo potrà dare fiducia ed entusiasmo a questi imprenditori, con una serie di misure che abbiamo indicato nel programma, la facilitazione delle assunzioni, la detassazione delle assunzioni giovanili, la detassazione dei profitti che le imprese si obbligassero a reinvestire nello sviluppo della loro azienda per creare nuovi posti di lavoro, ecco, se questo succederà, gli imprenditori italiani sono prontissimi a ripartire con slancio e sarà un obiettivo facilmente anche superabile, quello di 1 milione di posti di lavoro. Sono 4 milioni di imprenditori, basterà che uno di loro crei un nuovo posto di lavoro. Questo milione non è una cifra che abbiamo indicato in modo semplice e senza fare degli studi approfonditi. Abbiamo visto tutti gli studi che le varie confederazioni dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura hanno fatto su questo stesso problema. Noi crediamo davvero che sia possibile, se l'Italia riparte nella direzione dello sviluppo, di ottenere questo risultato importante che metterebbe fine alle angosce, alle ansie di tanti giovani. Ok. Ma io ritengo che il discorso sul fatto che ci sono 4 milioni di imprenditori, che se ciascuno può prendere un lavoratore, non regge se è totalmente avulso da una seria politica industriale. Perché questo ne voglio discutere molto pacatamente, senza che ci sia subito
considerata lesa maestà, perché nei 4 milioni ci sono grandi, piccoli, medi e artigiani, ci sono molti imprenditori che fanno fatica a tenere quelli che hanno, una fatica grandissima, e quindi non potranno farlo se non si mette in campo in Italia una politica simile, anche se più legata alla struttura italiana, di quella messa in campo da Clinton, cioè di un pubblico capace di creare lavoro. Quindi ritengo che per permettere agli imprenditori di investire bisogna spostare ingenti risorse dalle rendite all'investimento, detassare, e su questo sono d'accordo, l'investimento, avere un fisco che viene utilizzato per favorire l'investimento produttivo, e poi soprattutto bisogna anche dare la possibilità ai piccoli e ai medi di entrare nel mercato, a cominciare dalla pubblicità. Per esempio, il tetto della pubblicità va abbassato, perché non devono starci solo i grandi, ma devono entrare anche i piccoli. Questo mi sembra un programma complessivo che deve avere come suo punto poi di riferimento un fondo per l'occupazione fatto da capitali pubblici e privati, senza aumentare di una lira il debito pubblico. E noi facciamo anche una proposta che è molto concreta, perché potrebbero essere molti soldi che vengono espropriati, i soldi rubati non solo dalla malavita organizzata ma anche da Tangentopoli, in modo da mettere in un fondo per l'occupazione giovanile e per la formazione. Allora, prima di ascoltare la replica di Berlusconi, insomma, ricapitoliamo. Berlusconi voleva il cambio della pubblica amministrazione, detassare e obbligare l'imprenditore ad assumere. Occhietto invece voleva, appunto, tramite questo fondo, con i soldi recuperati senza aumentare il debito pubblico. Sì, insomma. Occhietto faceva un po' di confusione classica per far credere forse che ci fosse una contrapposizione, che non c'è, perché sì, Occhetto dice facciamo anche un intervento di fatto pubblico, però poi ti dice senza aumentare il debito pubblico, senza fare spesa pubblica, e che intervento pubblico è? Cioè è un po' il discorso che fa Savona oggi, pari pari, no? Perché il loro piano keynesiano non è un piano di spesa pubblica, lo Stato presenta una manovra in avanzo primario, cioè tasse maggiori della spesa, quindi una manovra fortemente recessiva, anzi una delle più recessive degli ultimi anni, perché conti alla mano ha un avanzo primario di fatto record e un deficit più basso di quelle precedenti, quindi in sostanza recessivo. E Savona cosa dice? Facciamo investimenti pubblici, quindi questo porta applauso di qualcuno che oggi è più vicino alle parole che per esempio ha detto Occhetto, che vi ho fatto ascoltare nel video, ma in realtà vuol fare investimenti pubblici utilizzando i risparmi degli italiani, il che è demenziale, perché lui pensa di riportare in circolazione ciò che ha accantonato nel risparmio e investirlo su impulso della macchina pubblica, in modo da poi far partire l'economia. Questo è un non senso in termini, anche perché, parliamoci chiaro, ora come ora, mettiamo una delle misure del governo pensate per far muovere poi i risparmi sostanzialmente, no? Pensiamo a una flat tax che vada a interessare anche un reddito medio alto, se vogliamo, no? Posso fare dichiarazioni 80-100.000 euro, io pago soltanto il 15%, ammesso che lo faranno, no? A quel punto i soldi che ho in più in tasca, secondo te in un momento del genere li vado a spendere o me li tengo in tasca? In tasca. È chiaro che te li tieni in tasca. Io ero appassionato, lo dico, faccio un discorso molto personale, di macchine di un certo tipo, no? È la mia passione, macchine da corsa, diciamo così, e quindi in passato me le sono comprate anche senza avere grandi risparmi, quindi anche con poco, semplicemente basandomi su quelle che erano le mie entrate mensili dal mio lavoro. Beh, signori, io oggi giro con macchine vecchie scassate, anche se ho risparmi magari maggiori di allora, perché l'idea, il futuro di quello che posso pensare del mio lavoro è negativa, proprio perché la gente non ha più i soldi per pagarti. E quindi se tu mi abbassi le tasse domani, io ti dico grazie, ma quei soldi non li spendo, me li tengo da parte. È per questo, proprio perché la maggior parte della gente ragiona esattamente così, ho fatto il mio esempio per fare un esempio pratico, ma vale per tutte le classi sociali a tutti i livelli, se io ho più soldi disponibili non li spendo. L'unica categoria che anche in un periodo di crisi spendono sono quelle che non arrivano alla fine del mese. Quindi se tu alzi le pensioni minime, ad esempio, perché non ce la fai arrivare alla fine del mese, sei sicuro che quei soldi vanno nei consumi, perché è un'esigenza vitale, perché tu magari gli ultimi 15 giorni mangiavi poco, proprio perché non ti bastavano i soldi, allora in quel caso li metti nei consumi, altrimenti altri tipi di provvedimenti non spostano nulla. Questo poi ci fa capire in maniera chiarissima che in una condizione di recessione, di grave crisi, che va avanti da 20 anni, con il PIL in questo momento che normalmente si ferma a causa delle politiche di austerità imposte dai trattati europei, l'unica posizione possibile è un piano di massiccia spesa deficit dello Stato. E non è fantascienza, perché ad esempio nella nostra Europa, anche se non in quella continentale, perché parliamo della Gran Bretagna, la risposta alla crisi dei subprime
arrivata negli Stati Uniti nel 2007, eccetera, eccetera, quale fu un deficit quasi del 10%. Cioè, così la Gran Bretagna uscì da quel momento di difficoltà, cioè buttando soldi nell'economia, e questa cosa la può fare solo lo Stato, ma la deve fare lo Stato non mettendo le mani in tasca ai cittadini, come diceva Occhetto allora e come dice Savona oggi, la deve fare lo Stato a deficit, la deve fare lo Stato espandendo, quindi chiaramente aumentando il famoso debito pubblico, che altro non è che il credito del settore privato, ma è evidente che per farlo tu non puoi chiedere i soldi in prestito a mercati finanziari che poi ti strozzinano, devi farlo con moneta sovrana, quindi devi mettere la tua moneta, cioè, se no non sei uno Stato. Torniamo a ripetere ogni volta questo concetto, ma è base: lo Stato esiste se ha il suo potere d'imperio, e deve essere un potere d'imperio incondizionato e incondizionabile sul piano interno, e quindi l'emissione della moneta è il principale tra i poteri d'imperio dello Stato, è un presupposto fondante per l'esistenza di uno Stato. Oggi ci dicono che non possiamo farlo, quindi nessuna ricetta, nessun governo italiano in questo momento che non mette al bando le regole europee, quindi la sua appartenenza all'Unione Europea, non si stacca dall'Unione Europea, non torna alla sovranità monetaria, nessun governo italiano può fare niente, sono solo dei cialtroni. Se poi l'Europa diventerà un'Europa diversa, ovviamente cosa in cui io credo, ma non in senso positivo, cioè l'Europa cambierà nei prossimi mesi, si andrà agli Stati Uniti d'Europa, ripeto, ci ho appena scritto il libro, che uscirà tra l'altro il 5 novembre, ma è evidente e scontato che l'Europa che verrà sarà soltanto il trionfo di quei mercati, la cui aggressione è iniziata allora, quando avevi Occhetto, che era già dei loro, un loro uomo a sinistra, Berlusconi il loro uomo a destra, un falso scontro su nessuna differenza reale e concreta per portarci a questo punto, e ora siamo arrivati al dunque, dopo oltre 20 anni arriviamo al momento in cui siamo pronti alle ultime cessioni di sovranità per avere quel qualche mollica di pane da una futura banca centrale prestatrice illimitata, banca centrale che però è qui la chiave del dominio finanziario, resterà indipendente dalla politica, e quindi una banca centrale che sceglierà che cosa finanziare e cosa no. Ovviamente cosa sceglieranno di finanziare? Nati gli Stati Uniti d'Europa cercheranno di farci stare un pochino meglio dal punto di vista delle classi più deboli, per evitare rivolte e rivoluzioni, ma sarà alla fine del controllo democratico del paese, cioè il paese sarà completamente in mano agli operatori economici, tanto cari a Mattarella, che ci guideranno poi nel loro disegno folle di conquista globale, e quindi quello che dicevamo prima, nello scontro verso Russia e Cina. D'altronde queste cose le diceva Lelio Basso negli anni 50. Certo, Lelio Basso l'ho messa anche come citazione d'apertura del libro, insieme a un'altra citazione di Calamandrei, che non vi svelo per non togliervi la sorpresa su quella, ma è chiaro che, insomma, quando si dice quelli che sarebbero stati i futuri Stati Uniti d'Europa, era chiaro anche allora, sarebbero stati Stati Uniti d'Europa in mano al potere finanziario americano, probabilmente, oppure autoctono, se qualcuno è uscito fuori nel frattempo, ma comunque al potere finanziario, e saranno utilizzati in chiave antirussa. E questo era anti-URSS, chiaramente, in allora, ma questo era il quadro che si è consolidato. Per cui ricette demenziali erano allora, ricette demenziali sono oggi, eravamo dei tonti allora a bercele, io ero un bambino e purtroppo mi bevevo soprattutto Berlusconi, perché già, per dire, con la conoscenza di allora non ero in grado di distinguere, quindi per me era comunque un dogma che ci fosse una sinistra statalista e una destra liberista fondamentalmente, e preferivo la destra liberista, pensate quanto ero fesso, ma d'altronde ci avevano fatto crescere così, oltretutto c'era un certo benessere che tra l'altro noi ingenuamente avevamo collegato al liberismo, no? Il benessere degli anni Ottanta, che io mi ricordo bene, insomma, da metà anni Ottanta in poi ho ricordi chiari, non ero più un bambino piccolo, quindi ho ricordi chiari, c'era un benessere diffuso, ma perché c'era benessere diffuso? Perché c'era il blocco sovietico, e il blocco sovietico imponeva al capitalismo, al supercapitalismo europeo, di far mantenere un livello sociale accettabile ai propri popoli, quindi comunque un welfare forte, un certo benessere reale della popolazione, che serviva a evitare che sposassimo il modello comunista. Quindi noi avevamo visto un'illusione, non era il capitalismo quello che avevamo visto. Pensando che però fosse il capitalismo e il liberismo, allora eravamo tutti contenti quando ci proponevano, dopo la caduta del muro, perché tutte queste cose sono venute dopo la caduta del muro, ci proponevano il modello ancora più liberista, diciamo, che bello, andiamo ancora più verso il liberismo, chissà come staremo meglio. La realtà è oggi che il progresso tecnologico ci ha consentito comunque un certo benessere, malgrado il modello economico e sociale liberista, che ha rallentato e di molto lo sviluppo che avremmo potuto avere se avessimo attuato con queste tecnologie un modello spiccatamente socialista, che è il modello poi della Costituzione repubblicana, che evidentemente già negli anni 90 sia Berlusconi che Occhetto ignoravano radicalmente e drasticamente. Oggi c'è bisogno di Stato, di intervento dello Stato, massiccio intervento dello Stato in economia, di un vero intervento dello Stato,
di uno Stato con sovranità monetaria, con sovranità economica, di uno Stato capace di pensare ai propri cittadini e che se ne infischia del potere finanziario e economico che deve mettere al bando sul suo territorio. Piuttosto isoliamoci, andiamo verso l'autarchia completa, ma non continuiamo a rimanere in un ambito internazionale basato su una criminalità finanziaria dilagante. Ok, per concludere il discorso che hai fatto, allora praticamente anche all'interno dell'area euro, quindi non solo la Gran Bretagna, ci sono stati Francia, Spagna e Portogallo che più hanno bassi, fatto... sì. Enormi, hanno risposto con deficit leggermente più bassi, quindi meno significativi sull'impatto occupazionale che hanno avuto, perché la Gran Bretagna sostanzialmente con deficit al 9,7 se non sbaglio nel 2007, poi poco meno per i 2-3 anni successivi, di fatto ha azzerato la disoccupazione fondamentalmente, pur rimanendo non certo un esempio, perché rimane un paese liberista dove i lavoratori sono trattati come sappiamo, però è evidente che qualsiasi intervento dello Stato, anche se le altre regole a corollario sono sballate, determina immediatamente un'espansione, quindi una crescita economica, un riassorbimento della disoccupazione. Se noi attuassimo questi deficit, io parlo per l'Italia di un deficit oltre il 10% per almeno 3 anni per riprenderci da questo punto di vista, poi però attuare anche tutte quelle misure in modo che questa nuova ricchezza che viene creata dallo Stato, introdotta nell'economia, sia equamente redistribuita, quindi che non si creino quelle storture tipiche del modello anglosassone che rimane comunque un modello spiccatamente liberista. Che però non rinnega perlomeno le basi della macroeconomia. Sì, almeno quello sì, perché voglio dire, saranno liberisti, però perlomeno hanno questa ottica, cioè l'ottica che ovviamente senza poi un intervento di liquidità, perché poi di questo si tratta, immessa nel sistema l'economia non riparte, ma è abbastanza ovvio, cioè se noi fossimo anche a zero debito pubblico dentro le nostre caverne, perché non abbiamo ancora inventato la moneta, non è che stiamo meglio rispetto a un debito pubblico più alto, ma con strade, ospedali, scuole e quant'altro, no? Quindi il debito pubblico deve essere considerato nella testa della gente quello che è, un dato macroeconomico semplicissimo che considera la sommatoria dei deficit annui di uno Stato e quindi quanta ricchezza è stata immessa nell'economia, ma non è un vero debito, cioè lo Stato non è una famiglia, è pubblico, è un'altra cosa. Potremmo provare a cambiargli il nome, non so, fare una proposta, chiamarlo credito pubblico, così forse sì, qualcuno capisce che non devi restituirlo a nessuno, però è dura, anche perché è dura, intendiamoci, per una ragione molto chiara, cioè da dopo tutti questi somari o criminali, poi a seconda come li vogliamo vedere, che hanno portato l'Italia in determinate situazioni, in determinate politiche, si è verificato un fatto reale. Cioè, oggi è vero che noi cerchiamo di vendere titoli di Stato e magari ce li compra JP Morgan. E quindi, in effetti, noi abbiamo un debito reale verso questi gruppi. Perché abbiamo ovviamente perso la sovranità monetaria, perché altrimenti, se io posso stampare, non esiste debito reale, perché è un debito che decido io se onorare o meno, quando onorarlo in funzione di quanta moneta voglio emettere. Quindi non sarebbe stato un problema. Ma perché oggi il debito viene comprato dall'estero e non più magari dai cittadini italiani per invece che tenere i soldi sui conti correnti comprano obbligazioni? Per il semplice fatto che l'idea era proprio quella, cioè tolta la sovranità monetaria, io grande gruppo economico ti compro i titoli di Stato perché poi ti ricatto e ti chiedo provvedimenti politici che io desidero. JP Morgan non a caso è quella che aveva chiesto di liquidare la nostra Costituzione, quindi... insomma, più chiaro di così, come dovevano dirtelo. Allora, cioè, hanno utilizzato questi meccanismi per il loro consumo, ma perché i nostri governi hanno cooperato, perché se gli stati avessero mantenuto la sovranità, tutto questo non sarebbe mai stato possibile. Certo, allora poi due parole finali. Allora, stavo dicendo appunto che Keynes già nel 1933 diceva che il nostro sistema economico non ci permetteva di sfruttare al meglio i nostri sistemi della tecnica. E poi per quanto riguarda le assunzioni, anzi che Berlusconi diceva diamo più soldi in tasca agli imprenditori e obblighiamoli ad assumere, non si è ben capito in che modo. Esatto, però. Tanto Keynes lì nel testo Autarchia Economica fa anche delle osservazioni anche proprio sulla pace, che è un altro tema chiave, lo ho inserito nel libro perché è fondamentale anche srompere una volta per tutte l'idea che dove circolano le merci non circolino gli eserciti, cioè non ci si faccia la guerra, ribadita anche da Savona, anche nella sua lettera mandata a Bruxelles. Questo è un falso assoluto. Il massimo livello di scambi l'abbiamo avuto poco prima della Prima Guerra Mondiale, quindi è assolutamente falso questo tipo di discorso, perché chiaramente competere a livello internazionale per la vendita dei propri prodotti significa andare in conflitto. La ricetta di Keynes è sempre stata quella dello sviluppo della propria domanda interna, limitando il più possibile gli scambi internazionali solo a ciò di cui c'era veramente bisogno. Keynes arrivava addirittura a ipotizzare, pur essendo partito dal liberista, lui stesso lo disse, poi cambiò idea perché capì che il liberismo era una cavolata, ma pur partendo da quel presupposto lui comprese che la circolazione della merce e dei capitali dovevano essere praticamente cancellate,
quello che doveva circolare erano le materie prime e la tecnologia, quindi tutto un altro tipo di approccio, e io sono il primo a dire che tecnologia e materie prime devono circolare, ma questo deve circolare. Le scarpe te le puoi fare a casa tua, se vuoi le scarpe francesi vai in Francia e te le compri in una ditta francese, in un negozio francese. Non pretendi che i francesi siano disoccupati perché le scarpe le vuoi fare solo tu con le tue ditte, e vuoi campare sulla base della disoccupazione altrui. È un esempio banale, ma è così che funziona. Quindi la competizione tra stati deve essere cancellata. I rapporti internazionali devono essere basati sulla solidarietà. Keynes provò a Bretton Woods, così facciamo anche un po' di storia, a creare un modello che avrebbe superato le distorsioni delle bilance di pagamenti nazionali, quindi del rapporto importazione-esportazione, facendo in modo che tutti gli stati a un certo punto privilegiassero necessariamente la domanda interna, e quindi un modello appunto autarchico da questo punto di vista, limitando gli scambi. Questo modello non passò perché gli Stati Uniti d'America, già capeggiati da loro multinazionali, vollero un modello che invece valorizzasse la loro forza economica e la potesse imporre sul resto del mondo, quindi un sistema imperialista e coloniale. Invece il modello di Keynes prevedeva sanzionare i paesi che esportavano troppo, quindi addirittura non come ci dicono oggi che esportare tanto è un bene, è bello, siamo bravi. No, lui diceva, se uno esporta troppo io lo sanziono, in modo che sia obbligato a ridurre le esportazioni e aumentare le importazioni per pareggiare la bilancia dei pagamenti. Allo stesso tempo prevedeva di aiutare i paesi che importavano in misura eccessiva, consentendogli di svalutare la loro moneta, o addirittura obbligandoli se le importazioni erano davvero troppo alte. E questo poi per portare tutti gli stati a capire che dovevano guardare a casa loro, cioè non devono guardare fuori dai confini. Uno stato deve fare politica per far star bene i suoi cittadini, per sviluppare la domanda interna del suo paese. Con gli altri cooperi in ambito solidaristico su quelle che sono le innovazioni appunto tecnologiche, le innovazioni scientifiche, lo sfruttamento delle materie prime. Le materie prime deve essere chiaro, devono essere di tutti. Oggi le materie prime sono delle grandi multinazionali che ricattano il resto del mondo. Io sogno un domani in un mondo evoluto, invece che multinazionali private, sogno grandi aziende pubbliche pro quota di tutti gli stati del mondo, che estraggono le risorse necessarie al pianeta e le distribuiscono equamente tra gli stati, senza nessun fine di lucro. Questo sarebbe un passo avanti verso la pace, non le balle che ci racconta Mattarella tutti i giorni sugli operatori economici. Proprio questi hanno una visione di insieme di 4 secondi, ci stanno portando alla catastrofe. E purtroppo, come state sentendo anche stamattina in questa bella ricostruzione storica che è recuperato di Occhetto Berlusconi, è qualcosa che va avanti da tanto. E quindi non abbiamo più tempo, perché quando un processo di questo tipo va avanti ormai da 30 anni, arrivi al punto di non ritorno. E se arriviamo al punto di non ritorno, non credo che ne usciremo senza un nuovo conflitto globale, perché non vedo quali miracolose situazioni si possono verificare nel momento in cui questi sistemi, questi signori che hanno voluto tutto questo, si ritrovano in mano agli Stati Uniti d'Europa. Li useranno per completare il loro disegno criminale di scontro con gli altri poteri forti internazionali. Questo è il problema. Ok, andiamo avanti. Eravamo rimasti appunto che Berlusconi stava replicando a Occhietto a proposito del suo... Sono due cose diverse. Sì, ma vede, qua è proprio un punto abbastanza indicativo del fatto che voi tutte le soluzioni che proponete in un programma che presentate come moderato e liberista sono soluzioni che passano attraverso un intervento dello Stato. Quindi vi confermate ancora quei dirigisti e quegli statalisti che oggi negate di essere. Perché non si può pensare che sia lo Stato a creare vera occupazione, è l'iniziativa privata. E questa era la sostanza del discorso di Clinton, onorevole Occhetto. E voi nel vostro programma indicate proprio questo fondo per l'occupazione con una leva civica che dovrebbe dare ai giovani un lavoro da fare secondo quanto vuole lo Stato, che è esattamente il contrario di ciò che il Paese ha bisogno. Il paese ha bisogno di riprendere lo sviluppo dando forza e sostegno all'iniziativa privata, mentre lo Stato deve ridursi a quelli che sono i suoi doveri fondamentali, lasciando all'iniziativa privata tutti quei servizi che lo Stato fa male e che allo Stato costano moltissimo. La rete 43 secondi, sei meglio ne uso di meno, ma voglio dire una cosa, io anche per il proseguo del dibattito, non è un programma satirista, per favore, non è un programma statalista, perché quando noi parliamo di pubblico, parliamo di un pubblico capace di mobilitare le risorse in funzione del mercato. E quindi io sono d'accordo che poi quello che conta è la capacità di chi rischia e dell'imprenditore, ma ha bisogno di un pubblico che organizzi anche le risorse. Questo è quello che dice esattamente Clinton
se no Clinton non sarebbe passato, per esempio, nella sanità dal sistema di Reagan a un nuovo sistema. È inutile che scuote la testa, lo sanno tutti. Clinton sta riformando. Diciamo che almeno scuote la testa. No, calma, Jason. Adesso, per carità, io dico, la cosa, dice che è tanto non lo vedevano, quindi non era inquadrato. Quindi, non tengo per me perché sono, pensano che abbia cambiato parere. No, e quindi il nostro non è un programma. Beh, insomma, lo Stato deve ridursi a quelli che sono i suoi compiti e deve cedere al privato quelli che costano tantissimo. Ma sì, anche i peggiori liberisti ci dicevano appunto che lo Stato comunque doveva esistere per fare tutte quelle infrastrutture necessarie al capitale per operare, insomma. Quindi addirittura uno Stato che fa pagare le tasse ai cittadini per servire i grandi gruppi economici, eppure peggio. È il modello che li propongono, eppure peggio, perché a quel punto tu paghi le tasse non per le tue pensioni, non le paghi per gli ospedali, non le paghi per le strade, per le scuole, ma le paghi per tutta quella infrastruttura necessaria agli operatori finanziari. Qualcosa di veramente demenziale, ridicolo, un concetto completamente ribaltato di quello che è l'economia reale, lo Stato, la moneta. E per fortuna che io ero minorenne nel 94, perlomeno non ho votato Berlusconi, perché lo sai che l'avrei votato allora. L'avrei votato perché era il mantra comune che l'imprenditore fosse colui che alla guida dello Stato fosse l'unico in grado di farlo funzionare. Farlo funzionare e togliere gli eccessi, eccetera, perché lo Stato ti fa pagare le tasse. Nessuno ci spiegava che le tasse servono solo a distribuire ricchezza, a governare le politiche economiche, non servono a pagare i servizi, e i servizi li paghi con la spesa pubblica, cioè con la moneta nuova che tu emetti e metti in circolo nell'economia. Non ce lo spiegavano, non lo sapevamo, e quindi ti ascoltavi questi dibattiti nel delirio più totale. Certo che è clamoroso, insomma, sentire anche Occhetto, cioè la sinistra già, che era diventata già liberista, quindi ormai il PD era nato fondamentalmente, no? Questa sinistra che opera in funzione del grande potere economico e finanziario e si chiama ancora sinistra. Però ha funzionato, perché come io in quel momento, con la logica di una cultura liberista, purtroppo, indotta dalla situazione, avrei votato Berlusconi, tanti ragazzi che invece venivano magari in contesti sociali, ambientali, in cui prevaleva il modello sinistra, comunista, votavano loro pensando di fare gli interessi dei lavoratori della stessa sinistra, invece stavano comunque votando liberismo. Quindi in realtà poi era un'illusione quella della scelta, perché come avete sentito qui dalle parole di Occhetto e Berlusconi, i due programmi politici erano identici, quindi chiunque avesse vinto nulla sarebbe cambiato. E porca miseria, l'abbiamo viste come in questi anni, dove comunque da lì in poi hanno governato più o meno la stessa quantità di anni, centro-sinistra, centro-destra, e ovviamente hanno portato avanti la stessa agenda politica. Hanno sostenuto entrambi appassionatamente poi il governo Monti, che continuava con le stesse politiche, e oggi nuovamente siamo tornati al teatrino degli anni 90, no? Dove sembra che ci sia una divisione tra sinistra e destra, quindi tra questi giallo-verdi e la sinistra del PD e compagnia bella. In realtà sono identici ancora una volta, perché i programmi sono nuovamente speculari. Il programma del governo giallo-verde è un programma liberista, il programma del PD è un programma liberista. Chiunque governi si prosegue in quella rotta, nella rotta dello sfascio, e tra l'altro anche a livello europeo, di cambiare le regole europee, i trattati, ma l'ha sempre detto anche Matteo Renzi, per dirne una, quindi non serviva Paolo Savona per raccontarci questa storia. Quindi ancora una volta è un'illusione che ci sia un'offerta politica diversificata. È sempre comunque da 30 anni, e anche ormai da prima, il partito unico liberista che domina, in totale spregio della nostra Costituzione, che aveva messo al bando il modello liberista, perché era la causa della seconda guerra mondiale e anche della prima guerra mondiale. Questo è il concetto. Certo, e poi Occhetto nomina pure Reagan, che era assieme alla Thatcher. Sì, ma puoi capire, cioè, giustamente hai fatto bene a sottolinearlo di nuovo anche questo, cioè Reagan e Thatcher sono il peggio del peggio, voglio dire, di quello che possiamo immaginare nel Novecento, perché più danni di loro diventa difficile pensare a qualcuno che ha fatto peggio, insomma, anche nell'immaginario collettivo. Quindi personaggi totalmente al soldo del grande potere economico e finanziario che hanno servito, oltretutto col grave ulteriore danno che hanno causato di plagiare i popoli, perché ci sono riusciti, perché Reagan e Thatcher nell'immaginario collettivo erano due grandi uomini, due grandi persone. E non è un caso, insomma, già in America che erano avanti sul marketing, che si erano scelti un attore, no? Ah, sì, è vero. Da portare lì. E beh, certo, perché comunque loro avevano capito molto prima cosa funzionava, no? Come riuscivi a manipolare l'opinione pubblica attraverso la televisione, i media, eccetera, eccetera. E quindi da questo punto di vista hanno anche insegnato agli altri come fare. Oggi seguiamo questo trend, anche da noi, chiaramente. E tutto sommato, il Movimento 5 Stelle e i suoi leader cosa sono? Sono una sorta di grande fratello importato nella politica, perché in definitiva sono dei signori nessuno, resi celebri a livello mediatico, e poi una volta che
sono stati adeguatamente costruiti, indottrinati e preparati, portati all'onore delle cronache, delle ribalte, e venduti come loro che decidono. Cioè, uno preso dal nulla, a caso, da internet, come Di Maio, cioè, volete farci credere che decide qualcosa Di Maio? Cioè, che Di Maio veramente è lui che decide le politiche del governo del 5 Stelle? Di Maio prende ordini da chi l'ha messo lì? Ma è talmente ovvio e evidente che non ho problemi a dirlo, e vorrei essere querelato su questo. Venitemi a dimostrare che un personaggio tirato fuori dal nulla, stile Grande Fratello, è davvero quello che tira le fila del paese. Ma cosa stiamo dicendo? Ma davvero vogliamo essere così fessi da crederci? Chi c'è dietro il 5 Stelle? Il potere economico. Chi c'è dietro la Lega? Il potere economico. Lega, anche lei, nata appunto esattamente in quel periodo storico, sì, quindi pronta per la fase manipulita, e per lo stesso motivo per cui hanno creato poi oggi il 5 Stelle, cioè quei partiti che dovevano assorbire il dissenso e mantenerlo diretto in logica liberista. E infatti oggi il 5 Stelle, che chiaramente in campagna elettorale, finché non era al governo, parlava in logica magari a volte antiliberista, contrario a grandi opere come potevano essere TAV, la TAP, il gasdotto, insomma, che stiamo vedendo, eccetera, poi quando arrivano al governo ti dicono: mica possiamo fermarle, ci sono da pagare le penali. E beh, certo, perché è il solito discorso, lo Stato parificato a un'impresa, e quindi lo Stato che non può neppure per interesse pubblico prendere un contratto e darci fuoco, stracciarlo, cosa che invece uno Stato può fare tranquillamente. È chiaro che non fa fallire gli imprenditori che hanno speso, gli rimborsa il danno, ma lì finisce, non ti do un euro di guadagno, perché sono lo Stato e l'interesse pubblico prevale. L'articolo 42 della Costituzione te lo dice chiaro, che non si possono svolgere attività in contrasto comunque con la dignità umana, per esempio, quindi con gli interessi collettivi. Se l'interesse collettivo è quello di non fare un gasdotto, non lo fai, punto. Non è che ci vuole tanto a stabilirlo e devi pagare delle penali, ma chiaramente ci raccontano quella dell'uva per giustificare comunque politiche liberiste. E andranno avanti da tutte le parti in questa direzione. A Roma si sta andando a privatizzare il trasporto pubblico con la Raggi sindaco, quindi col 5 Stelle, e anche lì sempre personaggi che non contano niente, non sono loro a comandare, come non lo era Grillo, che probabilmente, come sapete, era sul Britannia, perché poi mi è stato detto ancora ieri da una persona molto preparata sui social, che si ricorda proprio lei direttamente di aver visto il video di Mentana che lo intervistava sceso dal Britannia, quindi di questa persona mi fido, ma comunque sia, c'era sicuramente Paolo Savona, l'ha scritto anche nei libri. E Britannia che cos'era alla fine? Britannia, la nave da crociera della regina della Gran Bretagna, che semplicemente dove si sono riuniti vari capi di Stato, personaggi della finanza, eccetera, eccetera, per discutere di quella rivoluzione liberista che ci sarebbe stata negli anni successivi, cioè la svendita, lo smantellamento delle democrazie continentali per il grande capitale internazionale, né più né meno, molto, molto semplicemente. E non è che sia un gran complotto, perché è sempre stato così. Cioè, il liberismo che cos'è? Liberismo è effettivamente una forma di scienza economica, d'accordo, però per chi è concepita? Liberismo è concepito per servire l'1% della popolazione, per quell'1% il liberismo funziona perfettamente. Noi vogliamo un modello keynesiano, perché invece vogliamo un'economia che sia per il 99,9% delle persone. E quindi a un certo punto ci hanno fatto passare un'ideologia che serviva alle elite come l'unica in grado di funzionare per tutti, ed è stata una grandissima operazione di truffa capeggiata da chi deteneva il potere economico, che ha potuto fare una strategia di largo campo soprattutto grazie al controllo mediatico, perché si sono comprati le televisioni e sono riusciti a indurre il popolo ad andare esattamente verso la direzione dove volevano portarci. Il problema poi di queste situazioni, tutte le volte torno a ripetere con questa mia vena pessimistica ma realistica del quadro, è che chiunque nella storia abbia voluto creare un impero, imporsi al controllo del mondo, ha poi fallito. E quei fallimenti sono sempre stati catastrofici e si sono ritorti contro i popoli stessi, con stragi, guerre e tutto quello che abbiamo visto nella storia. E oggi rischiamo di ripercorrere la stessa strada, perché abbiamo creduto ai pastori, alla loro ideologia fanatica, ai loro modelli e ai loro idoli, gli idoli moderni creati dal nulla, perché ripeto, come si possa pensare che Di Maio sia un vero politico, un uomo che serve il paese, quando questo è uscito dalla rete? Ma di che cacchio parliamo? Cioè, è un prodotto del sistema, che lo sta eventualmente utilizzando, se anche non fosse in malafede, ma io, avendolo incontrato, vi posso dire che la percezione del comportamento di Di Maio, parlando ad esempio di euro, Unione Europea e altro, faccia a faccia con uno che ne sa molto più di lui, perché è ovvio che ne so molto più di lui dal punto di vista tecnico, se non altro perché anche la mia professione è quella di avvocato, e quindi i trattati sono in grado di capirli in modo diverso da chi non ha la preparazione giuridica, vederselo davanti, farci un dialogo e rendersi conto che, ragazzi, ti fa rizzare i peli, perché questo sta soltanto recitando una parte, non c'è buona fede. Lo percepisci quando parli con una persona che non dà questa sensazione. Bene, e bene. Questo è il quadro. Allora andiamo avanti, che c'è ancora, il bello deve ancora arrivare. Adesso, prossimo argomento, le pensioni. Aspetta un attimo.
ha lanciato in questi giorni l'allarme sui conti dell'istituto. Aspetta, di rimando. E ha detto che chiunque... Allora, Ferruccio De Bortoli. Il presidente dell'INPS, Mario Colombo, ha lanciato in questi giorni l'allarme sui conti dell'istituto di previdenza. E ha detto che chiunque governerà sarà costretto a scelte dolorose per gli italiani. Per esempio, l'innalzamento dell'età pensionabile o la riduzione dei prepensionamenti. Io vorrei solo chiedervi, dite agli italiani che ne sarà delle loro pensioni. Allora, se non avesse detto Mario Colombo, avrei detto che questo era Tito Boeri. E invece già nel 94 non si potevano sì. pagare le pensioni. Sì, sì, no, guarda, è surreale, è surreale. Andiamo avanti, surreale. Ascoltiamo la ricetta di Berlusconi. Rispondo io? Sì. Beh, la situazione è molto chiara. Guardando dentro i conti dello Stato si capisce che siamo davvero a un passo dalla bancarotta e che andando avanti così, se non si ridurranno le spese pubbliche, se non si invertirà la tendenza, e noi abbiamo fatto una proposta molto precisa al riguardo, non ci saranno neppure più i soldi per pagare le pensioni. Quindi si può arrivare a qualche misura nell'immediato come questa dell'innalzamento dell'età in cui finisce l'attività lavorativa, ma credo che questi 65 anni che sono stati indicati dovranno essere via via superati. Non si può risolvere questo problema se non si cambia in maniera radicale il sistema delle pensioni, se non si avvia cioè una riforma per cui chi può, chi è benestante, si indirizzi a dei fondi pensioni privati, a delle assicurazioni privati e invece lo Stato si occupi delle categorie meno abbienti. Soltanto in questo modo si arriverà ad avere oltre il 2000 la possibilità da parte dello Stato di pagare queste pensioni, perché altrimenti in quel momento si dovrà togliere dalla busta paga di chi lavora il 50% di ciò che il lavoratore guadagna per pagare le pensioni a un numero di pensionati molto elevato, visto l'innalzamento della media dell'età. Credo quindi che almeno per quanto riguarda questo settore nessuno possa contraddirci quando affermiamo che bisogna introdurre un rinnovamento profondo nel senso della libera iniziativa. Allora, ricapitolando, nel 94 eravamo i conti ad un passo della bancarotta e se invece non si attuano le privatizzazioni, cioè sarebbero aumentate le tasse per i lavoratori del 50%. Questo ritornello ce lo siamo portato fino ad oggi. Ascoltiamo Occhetto. La prima è quella di dare a tutti una sicurezza, quindi noi siamo per garantire il minimo di pensione a tutti, riteniamo che il minimo vada elevato e che soprattutto vada costantemente agganciato all'aumento del costo della vita. Secondo livello, una pensione contributiva che sia collegata lungo tutto l'arco lavorativo. Terzo livello, una pensione integrativa per chi ha la facoltà e la possibilità di farlo. Però l'elemento di copertura della vecchiaia deve essere universale. La eccessiva privatizzazione può portare alla situazione francese, dove per esempio con il sistema delle assicurazioni private Maxwell è fallito e la gente non è stata più coperta. Beh, credo che nessuno ha parlato di eccessiva privatizzazione, io mi sono ben guardato da questo, credo che peraltro se si continua così, se non si intraprende la strada di una privatizzazione non eccessiva ma corretta, lo Stato davvero non sarà in grado di sostenere questo tipo. Lo Stato è in grado perché noi abbiamo delle proposte che adesso nei pochi secondi non dico, di disboscamento e di riforma di tutto il sistema previdenziale che può portare dei fortissimi risparmi. Commenta un po', Marco. Cioè, cosa si può dire ancora se non ribadire quanto già detto? Guarda, quello interessante è il discorso poi delle pensioni che ha detto Berlusconi. C'è una cosa in più, un'osservazione in più che nasce spontanea, no? Lui ti vende come i ricchi fanno assicurazioni private, noi ci teniamo i poveri come Stato, che sono quelli insomma più disgraziati. Cioè, ci rendiamo conto di cosa significa questo concetto poi in realtà? Ovviamente, dare ai ricchi le assicurazioni private, cioè dare ai grandi gruppi finanziari qualcuno con cui puoi guadagnare nelle erogazioni delle pensioni, perché non è che il privato vira a perdere i suoi soldi se ti vuol dare un'assicurazione che ti garantisca una pensione, no? Quindi è evidente, ti do tutte quelle classi che ti fanno guadagnare, me le tolgo io Stato che potrei guadagnarci io a quel punto per gestire meglio chiaramente l'erogazione complessiva delle pensioni, te le do al privato e mi tengo invece quelle in perdita. Cioè, ecco la loro idea, no? Sempre questa.
nazionalizzare le perdite e ovviamente privatizzare il profitto in tutti i settori, raccontandoti una balla colossale voluta dai loro padroni, da chi tirava le fila chiaramente anche allora, perché volevano prendersi quel settore estremamente redditizio, perché le pensioni non sono un debito, le pensioni non vede l'ora la grande finanza internazionale di metterci le mani, perché è una fonte di guadagno incredibile da questo punto di vista. Poi intendiamoci, noi dobbiamo sempre ragionare come uno stato normale non ha bisogno di pagare i soldi per pagare le pensioni, cioè le paga a prescindere dai contributi che sono stati versati, perché poi le pensioni, perlomeno quelle di misura e cifre, ragionevoli, parametrate su quello che ti serve per vivere, finiscono integralmente nei consumi e quindi chiaramente creano benessere, per cui non c'è nessun problema di sostenibilità delle pensioni, né tantomeno c'è un bisogno di ricercare i soldi delle pensioni. Le pensioni le paghi in ogni caso, se mancano i soldi li stampi, punto. Molto semplicemente, non è difficile da capire. Poi, fermo restando che l'Italia è un paese ad alta produzione, che quindi non ha nessun problema dal punto di vista dell'emissione monetaria, perché chiaramente noi non è che creiamo soltanto carta, noi facciamo impresa, facciamo industria, facciamo grandi produzioni. È chiaro che però ogni anno, ogni giorno in più, anzi più che ogni anno, rimaniamo all'interno della gabbia europea, continuiamo a perdere produzione nazionale, cioè grandi industrie, grandi aziende con la loro tecnologia passano di mano in mano agli stranieri. E a questo punto noi perdiamo invece qualcosa di concreto, quindi non di virtuale come può essere la moneta. Però insomma è davvero surreale sentire certe parole allora. E capire, insomma, quando tutti quanti, anche quelli più illuminati che hanno studiato un po' di più magari questi temi, come posso aver fatto io, me ne sono accorto veramente tardi di cosa stava succedendo, perché io l'ho capito nel 2005. Allora ero lì a guardare Berlusconi e dico bravo, bravo, bravo. Cioè, eppure te l'ha detto in faccia, ripeto, perché dirti diamo ai privati le pensioni di alto livello e diamo ai poveri quelle dello Stato, beh, vuol dire che vogliamo fare un favore a qualcuno perché ci guadagni. Non è che dico le grandi multinazionali si vanno a sacrificare per pagare le pensioni ai soggetti benestanti. Quindi veramente è desolante sentire queste cose, desolante. Che poi appunto c'è cioè, all'epoca nel 94 internet era lento e costoso, non è come oggi. Oggi abbiamo gli strumenti per difendersi, quindi erano pure molto più schietti all'epoca. Eh sì, assolutamente. Diciamo che allora era meno facile, c'era questa parziale attenuante che era meno facile capire i concetti. Oggi, infatti, insomma, a un certo punto hanno dovuto intervenire sulla rete, obbligare di fatto ad esempio Facebook a cambiare gli algoritmi per rendere un pochino meno diffuse determinati concetti, meno accessibili, che compaiano a meno persone, a creare anche dei controlli su Twitter con forme di shadow ban per evitare che certi concetti circolino troppo. Insomma, si è cercato in tutti i modi di agire. La questione della fake news per spaventare dal punto di vista penale chi ha un pensiero eterodosso, cioè si è cercato di intervenire da dove faceva male, ma questo è stato detto dopo il referendum con cui abbiamo detto no alla riforma costituzionale di Renzi, che era un ulteriore passo nel loro disegno, hanno reagito e Mattarella, fin dal discorso di fine anno, lo disse chiaro che bisognava dare una regolata a internet. E in effetti anche in questo senso si sono mossi, perché internet ormai si è lasciato libero, cioè se Facebook non avesse algoritmi, cioè se io posto qualcosa e apparisse davvero a tutte le persone che ti seguono, non avresti più bisogno della televisione. Perché a questo punto quel canale lì in poco tempo ti farebbe raggiungere milioni e milioni di persone. Io mi ricordo ai tempi del referendum costituzionale, che effettivamente avevi una portata nei post magari di 12-13 milioni di persone in quel periodo con video magari da milioni di visualizzazioni, e questo era una minaccia perché avresti raggiunto tutto il paese senza TV. A quel punto si sono dovuti muovere per cercare di soffocare un po' l'informazione. Allora non avevano questi problemi perché senza la rete che funzionava come oggi, era per loro più facile raccontare balle e non farlo capire agli spettatori, perché poi chi ascoltava in TV non è che riusciva ad approfondire più di tanto, insomma. E poi infatti Occhietto diceva, lo Stato è in grado di pagare pensioni perché tramite una riforma del sistema pensionistico possiamo recuperare un sacco di risparmi. Stupendo. Eh sì, Andiamo avanti allora. è sconfortante, è tutta la rovescia, è al contrario. Ora arriva il bello. Un attimino. Allora, io vorrei fare una domanda breve per introdurre poi la fase, finale ancora più veloce di domande mirate a ciascuno dei due candidati. Una domanda breve. Nella campagna elettorale del 48, che qualcuno impropriamente ha richiamato tante volte in queste settimane, c'era chi stava con la Russia e chi stava con gli Stati Uniti. Oggi, se doveste indicare un paese, che chiamereste a modello per l'Italia che vorreste ricostruire, che paese sarebbe? Ok. Io credo che in questo momento i modelli devono essere tanti, assolutamente
seconda dei problemi e delle soluzioni. Ho già detto per il lavoro, prendo a modello la politica di Clinton. Sono problemi istituzionali, per esempio io sono per un mix tra l'ipotesi francese del doppio turno e l'ipotesi federale seria alla tedesca, dove si danno più poteri alle regioni in questo caso e quindi si determina una capacità del cittadino a partire dal fisco, che deve essere più nelle mani dei poteri locali, così c'è un controllo diretto, diciamo, tra chi paga le tasse e poi i servizi che vengono dati in cambio, si possa fare una politica reale di democratizzazione del paese. Ha preso dei pezzi di carta geografica. Lei poi li metterei insieme in una grande ipotesi, che è quella degli Stati Uniti d'Europa, alla quale d'America, un po' di Clinton, va bene. Cosa? Riascoltiamo. Ha preso dei pezzi di carta geografica. Lei li metterei insieme in una grande ipotesi, che è quella degli Stati Uniti d'Europa. Allora, lui ricapitolando, voleva un modello, un mix fra il doppio turno francese e l'ipotesi federale alla tedesca, dove si pagavano le tasse, i servizi, le ternaballe, e poi unire il tutto negli Stati Uniti d'Europa, per la quale bisogna lavorare. 94. Esattamente. Esattamente, strappare, rendere le democrazie governabili, quindi non più vere democrazie, ma democrazie di fatto virtuali, semplicemente cosmetiche, dove in realtà tutte le decisioni vengono prese dal potere economico, e far sì che ovviamente i singoli stati si trasformino in regioni dell'organismo centrale, che sarà quello completamente in mano alla finanza internazionale, cioè gli USA, che sono il progetto che si sta per realizzare da qui alla prossima tornata elettorale europea, perché dopo le elezioni di maggio la Lega, i 5 Stelle e tutti questi altri fantocci ci lanceranno e ci proporranno gli Stati Uniti d'Europa. Questo è quello che sta succedendo, completando il disegno, no? Come allora hanno fatto fare ai comunisti le riforme per distruggere il lavoro, oggi utilizzano i falsi sovranisti che parlano come Occhetto e Berlusconi per creare gli Stati Uniti d'Europa e quindi vincere la partita. È tutto totalmente chiaro, poi quando ascolti questi video direi che quelli che possono essere le residue perplessità su un'analisi di quello che sta succedendo svaniscono e diventano drammatiche certezze, insomma. Poi Occhetto negli anni 90 ti dice Stati Uniti d'Europa, che dobbiamo sentire più di questo. Ah sì, ecco che c'è da sentire lo sfotto di Berlusconi. Bene, bene, prendo atto che questa tesi è una tesi che l'onorevole, a cui l'onorevole Occhetto si è convertito e mi fa piacere. Per quanto mi riguarda, convertito all'Europa, onorevole Occhetto. Non mi risulta che lei europeo, con i maggiori dirigenti di questo. Non mi risulta che la politica estera che avete espresso sia che lei è andato a brindare alla NATO quando c'è stato l'esito felice dell'operazione della Bosnia. No, questa gliel'ho già detto alla radio, sì, ma appunto. Lei deve pensare che io ho qualche carta in più, non ripeto sempre la stessa. Cioè, non sono uno sport. Ha fatto un altro premio, io non sono la prova del pallone, che lei ha fatto il giro delle sette chiese e ha fatto far vedere che si era convertito al liberismo e a un programma moderato. Invece gliene dico però sappiamo che sì. Però poi diamo perché con questo programma così liberista e moderato allora dovrebbero dare fiducia per il governo a chi si è convertito nell'ultima ora e non invece a un liberista convinto da sempre come il signor Berlusconi, quella che non sa ancora, così me la ricorda. Allora rispondo brevemente che io sono andato a fare la campagna elettorale a rischio. Non perdevano in Francia su il trattato di Maastricht, andato a fare comizi in Francia. Cioè, con orgoglio entrambi rivendicano la propria adesione all'Europa e al liberismo. Sì. Occhetto addirittura. Poi la presa per i fondelli di Berlusconi, che dice: se siete, non votate loro, votate quello veramente originale, il liberista originale. Loro sono liberisti pentiti, quindi sono convertiti dopo. Però dai, cioè, erano identici, tutti e due Stati Uniti d'Europa. Il liberismo economico è alla via così, insomma. Persino le riforme istituzionali, senti la sinistra che vuole il federalismo, cioè che oggi chiede la Lega, ma siamo veramente a una follia totale. Siamo tanto ignoranti, ma d'altronde un video come questo, audio come quelli che prepari tu, queste ricerche qua, dovrebbero andare al TG1. Allora forse qualcuno si sveglia, così è. Vediamo a fuoco allora, dai. Stavo dicendo, e poi non contento di volere gli Stati Uniti d'Europa, Occhetto dichiara: io sono andato in Francia a fare campagna elettorale a favore del trattato di Maastricht. Cioè, cioè io sto prendendo la testa del muro. Io l'ho visto 5 volte questo dibattito integrale, mi stupisco sempre. Sì, è incredibile, perché poi ovviamente parlavano
probabilmente con meno filtri di, rispetto a cui sono, al modo con cui devono parlare oggi, no? Proprio perché la rete ha acceso l'attenzione su certi spin, su certi modi di parlare e altro, che vengono visti negativamente dai cosiddetti sovranisti. Quindi è chiaro che allora invece potevano parlare liberamente, quindi uscivano fuori in modo molto più secco concetti che oggi sono terribili, ma che ritroviamo pari pari nelle forze politiche del Parlamento italiano, dove sono tutti allineati. Oggi la divisione tra centro-sinistra e centro-destra, ripeto, non c'è, sono tutti uguali su questi punti centrali. La destra, un po' come allora, dice votate noi piuttosto che votare loro, che siamo quelli originali, quelli bravi, loro sono quelli cattivi che ci hanno fatto andare male. Poi è chiaro che così non è, nel senso che tanto a parità di politica, chiunque governi, la situazione è sempre quella, non cambia niente. E poi oggi, oggi chi è che rivendica con orgoglio il proprio essere europeista e liberista, seppur con un altro marketing? Vabbè, sono sempre tutti fondamentalmente, perché anche la Lega e il 5 Stelle, il discorso di dire non sono favorevole all'Europa è durato molto poco, poi hanno cominciato a dire non sono favorevole a questa Europa e alla fine arrivare a dire voglio un'Europa diversa, quindi sono andati nel mantra di più Europa, perché poi ci sono partiti che ne fanno la bandiera, appunto più Europa, il PD che ha messo gli Stati Uniti d'Europa nel programma, l'EU che ha gli Stati Uniti d'Europa nel programma, e altri che ci sono arrivati prendendo il dissenso all'Europa, rielaborandolo e riportandolo di nuovo sugli Stati Uniti d'Europa, però diversi. Cioè, è evidente, no? L'operazione. Vai a recuperare il dissenso, lo prepari, prima gli dici usciamo dall'euro, rompiamo le catene, poi cominci a dire sì, trattiamo, usciamo concordati, poi ma non usciamo, ormai abbiamo quasi vinto a livello europeo, cambiamo l'Europa. Cioè, è un capolavoro, veramente un capolavoro di manipolazione del dissenso, in cui sono caduti in tanti. Oggi qualcuno si sta risvegliando, ma in tanti sono caduti anche a causa di tutto quel gruppo di buffoni, perché altro non sono che buffoni, che si sono fatti corrompere per quattro nicchie e sono entrati all'interno del centrodestra. O comunque lo sopportano, supportano 5 Stelle, Lega e quant'altro, e fanno un'attività che chiaramente è di disattivazione del dissenso e di riportarci all'ovile, che era quello, insomma, disegnato già allora da Occhetto Berlusconi. Allora, torniamo al 2018. Questo è un tweet del 29 ottobre di Berlusconi, il suo account ufficiale. Dice, io mi sento italiano e europeo. Dobbiamo salvare la nostra identità. Oggi l'Europa non ha un'unità bancaria, fiscale, economica e nemmeno una politica estera di difesa comune. Solo così diventeremmo una potenza mondiale per decidere i destini del mondo. 2018 questo. Sì, sì. Vabbè, direi che insomma è assolutamente chiaro che quello che diceva allora è semplicemente rielaborato in chiave moderna dopo quello che è successo, dopo la crisi e quant'altro. L'austerità è sempre stato un mezzo per raggiungere un fine, quindi non un fine. L'austerità l'avevano concepita nei trattati, poi l'hanno dovuta utilizzare in maniera massiccia proprio quando fallì il tentativo di creare la Costituzione europea nel 2006. Ci fu il no, ad esempio, della Francia al referendum. A quel punto fu fatto Lisbona, però Lisbona non aveva più l'inciso di superiorità gerarchica delle norme europee rispetto alla Costituzione, che era quello che gli interessava. Dopodiché, si è usata la crisi per fare gli ultimi passi avanti verso l'unificazione europea. E Berlusconi è uno di questi personaggi qua, perché al di là di tutto, golpe o non golpe nel 2011, lo possiamo definire golpe, io l'ho definito golpe, tutto quello che volete, però poi ha appoggiato in maniera chiara il governo di Monti, quindi ha appoggiato in maniera chiara il fiscal compact, quindi l'inserimento poi del pareggio in bilancio in Costituzione, la normativa d'attuazione del pareggio in bilancio, che addirittura fu di emanazione leghista, per cui chiarissimo, insomma. Ok, andiamo avanti. Un attimino, ok, adesso si parleremo degli errori di Occhetto del passato di vecchio comunista. Aspetta un attimo. Grazie. Ecco qua. Bortoli per Occhetto. Occhetto, che cosa le pesa di più del suo passato di vecchio comunista? I legami e i soldi di Mosca, l'appoggio a Castro, il nostro sistema monetario europeo del 79, la proposta di occupare la Fiat nell'80, il referendum sulla scala mobile nell'84. Qual è stato il più grande errore? Intanto voglio dire che noi siamo così poco europeisti che oggi tutti i leader della sinistra europea, sono uomini che dirigono interi stati in Europa, hanno fatto un appello di sostegno in questa campagna elettorale dei progressisti in Italia. Questo è un fatto storico di grandissima portata che conta più di tutte le chiacchiere sul nostro pretesa
diciamo legame con posizione del avete lottato contro lo SME, avete ma sto parlando, sto rispondendo alla mia domanda, per favore un po' di tolleranza questa volta, e sono stato buono come lei dice, però non esageriamo perché i buoni poi delle volte siccome sono convinti di essere anche nel giusto possono, quindi voglio rispondere alla domanda, ho soltanto il dubbio della scienza per tutte queste proposte. Direi che sicuramente quella che mi pesa di più è quella che riguarda l'uscita dallo SME, perché quella è stata più negativa dal punto di vista di un ritardo rispetto alla prospettiva europea. Il resto sono cose che guarderanno gli storici. Ok, visto che oggi noi siamo gli storici, guardiamo. Innanzitutto Chieto ribadisce il suo europeismo, tanto per cambiare. E poi dice che comunque l'uscita dallo SME è avvenuta in ritardo. Infatti siamo stati gli ultimi assieme all'Inghilterra nel 92 a lasciarlo. Sì, prima abbiamo svenduto un po' del patrimonio pubblico. Era una buona scusa, no? Prima di uscire dallo SME, dove la ripresa era certa, come è successo chiaramente, perché potevi tornare ovviamente ad avere una moneta adeguata sotto il tuo controllo, adeguata all'economia sotto il tuo controllo, per cui è evidente che ci fu una forte ripresa. Uscimmo tardi perché prima vollero fare un po' di privatizzazioni, cioè regalare alcuni nostri gioielli a grandi gruppi internazionali. Questa è l'unica ragione, insomma. Poi è chiaro che col senno degli storici dovremmo dire che lo SME fu stato un primo tentativo di compiere un crimine epocale ai danni dei popoli europei. Questo è assolutamente chiaro. Ne uscimmo, ma poi ci blindammo subito dopo, nel senso, anzi, in realtà poi prima, perché poi siamo usciti dallo SME successivamente alla firma di Maastricht, quindi era una liberazione temporanea, forse perché si era capito che se tiravamo troppo la corda c'era la possibilità magari per l'Italia di non accettare l'Unione Europea, non accettare l'euro e quant'altro, no? Allora ci hanno ridato un periodo di benessere successivo a quella fase degli anni 90, per poi probabilmente farci digerire in scioltezza, in tranquillità, l'arrivo poi dell'euro. Quindi il concetto è un po' questo, cioè hanno sempre misurato un po' l'utilizzo del bastone e della carota, no? Quando a bastonate ottenevano poco hanno usato un po' di carota e poi viceversa, e questo lo schema anche oggi, no? Ci hanno dato le bastonate, dopo i nostri no, per un po' di anni, hanno fatto crescere un certo dissenso, poi lo riindirizzano con la carota verso l'obiettivo finale, e stavolta gli ingredienti per riuscire purtroppo ci sono, e per questo io resto convinto che gli Stati Uniti d'Europa siano davvero imminenti. Speriamo che qualcosa vada storto, però poi se va storto qualcosa, ma va storto per circostanze contingenti, ma chi poi dopo continua a tirare le fila del paese prosegue in una logica liberista, non ne usciamo, perché qui il problema è a monte, cioè l'euro e l'Unione Europea sono prodotti del liberismo, quindi il punto è distruggere l'ideologia liberista, che diventa reato, cioè il liberismo deve essere reato, l'attuazione di politiche liberiste deve essere reato. Avevo proposto anche nella scorsa legislatura un disegno di legge a riguardo, perché il liberismo è quello che va più di tutto contro la Costituzione. Oggi facciamo a gara con il discorso fascismo-antifascismo, ma il fascismo fu comunque una risposta a un modello economico sballato legato al liberismo, sia fascismo che nazismo nacquero come risposte autoritarie, dittatoriali, quindi io non le apprezzo, io sono costituzionalista, sono per la Costituzione del 48, ci mancherebbe altro, però tant'è, furono una risposta a un modello sbagliato. Ecco, quindi la Costituzione, prima che antifascista, era antiliberista, perché la Costituzione è antitotalitarismo, esatto. Non è contro le ideologie, no, perché le ideologie sono ammesse, quindi è contro un totalitarismo. Allora in questo senso antifascista, nel senso che il fascismo è stato, esatto, è stato un regime totalitario, e quindi puoi dire che la Costituzione in questo senso è antifascista, ma non contro le ideologie. Se è veramente anti qualcosa, la Costituzione è antiliberista. Certo. È questo il vero carattere della Costituzione, è antiliberista. Per la sua parte questo aspetto è evaporato, completamente evaporato, dimenticato. Il liberismo, anzi, oggi viene rivendicato quando è un illecito gravissimo che andrebbe punito anche penalmente, perché intendiamoci, le privatizzazioni spesso altro non sono che dei comunissimi abusi d'ufficio, perché comunque c'è un danno per l'erario e un vantaggio per un privato, quindi sarebbero reato se uno capisse un minimo di economia. Ovviamente non ci arrivano e considerano addirittura lecito privatizzare un monopolio, dove è evidente che dando un monopolio a un privato il costo delle tariffe aumenta, perché il privato oltre al costo del servizio ti farà pagare il suo profitto. Lo Stato non deve fare profitto, grazie al cielo, anzi può persino erogare un servizio in perdita se questo corrisponde all'interesse pubblico. Per cui ci siamo dimenticati tutto. Ok, andiamo avanti, siamo quasi in direttura d'arrivo. Adesso si parlerà di Craxi. Si è liberato di parte del suo passato, adesso lo faccia lei, dottore.
Berlusconi. Faccio una dichiarazione pubblica e dica: mi pento di aver sostenuto Craxi e di aver avuto vantaggi dalla sua amicizia. Beh, ricordiamo che Berlusconi è laureato in giurisprudenza nel 1960, mi pare. Quindi, tanti, una vita fa, vediamo cosa risponde. Io le dico subito invece che non posso farla una dichiarazione pubblica di questo tipo, perché io sono stato amico personale di Craxi, ma non ho con lui avuto nessuna relazione di affari o altro. Io non ritengo che un'amicizia personale possa essere trasformata, come si vuole fare, in qualche cosa di diverso. Io non rinnego l'amicizia personale, non l'ho mai fatto, non l'ho fatto in altre occasioni, non lo faccio in quello. La storia deciderà, i giudici magari decideranno cosa ha fatto di bene Craxi, cosa ha fatto di me. Bene, allora, Craxi non era forse ancora partito per Hammamet, però lo avrebbe fatto nei prossimi mesi, quindi già ad aprile gli scadeva l'immunità parlamentare. E quindi come giudichiamo Craxi, allora, visto che noi siamo gli storici? L'ultimo grande statista italiano. L'ultimo grande uomo che era contrario alla sovranità nazionale, a prescindere da tutto il resto, perché in quel contesto politico che possono esserci state ovviamente comportamenti illeciti per finanziare i partiti o altro, sì, sicuramente. Craxi ha sempre detto: io però in tasca non mi sono mai messo niente, però è davvero rilevante, perché appunto chi è consapevole di come funziona uno Stato e altro guarda le politiche svolte da uno statista. Se erano politiche favorevoli all'interesse nazionale le guarda con piacere, se erano politiche volte alla distruzione del paese le guarda con dispiacere, grande dispiacere. Gli aspetti criminali vengono dopo, sono assolutamente secondari. Poi una mia idea ce l'ho, io non vedo in Craxi sicuramente qualcuno che ha arricchito se stesso in quel periodo. Craxi agiva magari in maniera un po' leggera sul discorso di finanziamenti e altro. C'era chi invece si è messo i soldi in tasca, mani pulite, insomma, questo l'ha dimostrato a livello oggettivo, però ripeto, fu anche uno scandalo tirato fuori ad arte, perché questo tipo di contesto in ambito politico è così in Italia, è sempre stato così nel mondo, è così ovunque, è normale che sia così da un certo punto di vista, benché dispiaccia, ma purtroppo spesso determinate posizioni di potere portano alcune persone a commettere degli errori. Però resta il fatto che alla fine, se chi era lì faceva comunque gli interessi nazionali, e questo lo rendeva sicuramente più apprezzabile di quelli che sono venuti dopo, che invece sono lì per distruggere gli interessi nazionali, e credo che continuino anche a farsi i comodi loro, quantomeno nella stessa misura di quelli che erano lì prima, insomma, senza grossi cambiamenti, perché è abbastanza normale che sia così. Anzi, se vogliamo, in un modello spiccatamente liberista è ancora più naturale che sia così, perché è un modello dove il denaro è il totem per eccellenza per tutti, e quindi essendo così importante il denaro tutti quanti vacillano di fronte al denaro, per cui effettivamente è anche un contesto socio-economico che rende le persone più corruttibili da un certo punto di vista, anche questo va considerato, cioè il criminale va punito, però poi uno deve farsi due domande, perché quando un crimine è generalizzato non puoi dire che allora sono tutti esclusivamente dei criminali, devi farti delle domande sul perché si è arrivato a una situazione così generalizzata, e il perché di nuovo secondo me sta nel modello socio-economico liberista, e quindi in una società che è incentrata sul denaro, se il denaro è la cosa più importante e tutti davanti a quello siamo deboli, più o meno corruttibili, sai, è questione di cifre tante volte, per cui il problema è anche in questi termini, il liberismo è anche una corruzione veramente del nostro animo, del nostro modo di vivere, della nostra civiltà. Senza più, senza se, senza ma, insomma. Poi che Craxi non fosse favorevole alla cessione di sovranità non è un mistero, quindi non posso che guardarlo con favore da questo punto di vista, e non posso che non ricordare quel discorso che fece proprio direttamente da Hammamet, quando ci ricordò che senza rinegoziare i parametri di Maastricht l'Europa sarebbe stata, nella migliore delle ipotesi, un limbo, nella peggiore un inferno, e ricordò anche come dopo di lui sarebbe arrivato il regime violento della finanza internazionale. Insomma, questa è la vera storia, poi il resto è quella dei fumetti che ci raccontano tutti i giorni in televisione. Andiamo avanti, adesso siamo ai saluti finali, quindi discorsi finali, ascoltiamo molto attentamente. Della sanità. Ah no, sì, ecco, c'è l'ultima domanda, scusate. Cioè, praticamente dopo che Berlusconi è stato detto taglia la spesa pubblica, che cosa poteva essere Occhietta? Una domanda effettiva, l'ultima. Okay. L'ultima domanda effettiva è per lei, onorevole Occhietto. Lei parla spesso di riduzione della spesa pubblica e di risanamento dei conti pubblici. Anche per lei un piccolo elenco: ministeriali, insegnanti, dipendenti della sanità, cassi integrati, pensionati. Chi o quanti di questi dovranno stringere la cinghia se ci saranno meno soldi pubblici per loro? E se non saranno loro a dover pagare, a chi toccherà? Quali altre categorie eventualmente?
Prima mi faccio un'autocritica in più, perché invece io mi faccio di più. Dovevamo rompere, per esempio, dei milanesi verso i giunte con i socialisti prima. Poi andiamo oggi. Questo non riguarda la spesa pubblica, ma la moralità pubblica. La moralità pubblica, certo, che però ha portato anche gravi rischi per la spesa pubblica. L'altra cosa che voglio, su questo io ritengo che il problema è generale, cioè bisogna fare uno spostamento dalle rendite agli investimenti, quindi bisogna colpire, dovendo colpire, tutte le posizioni di rendita, di clientela e di sperpero e aiutare tutte le posizioni legate alla produzione. Quando si parla di pubblico impiego, la questione fondamentale non è tanto in Italia la quantità del pubblico impiego che è a livello degli standard europei, ma è la sua produttività e quindi è il problema della riforma generale della pubblica amministrazione, che deve seguire tra l'altro un principio: i politici non devono toccare una lira, tutto deve essere diretto dagli amministratori, i politici devono dare solo progetti. Posso prendere la testa del muro? No, vabbè, ci firma ad impiccarsi a ascoltare sta roba, veramente, perché è allucinante, 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 veramente allucinante. Cioè, Occhietto praticamente dice, vabbè, ovviamente lui è favorevole ai tagli e alle riforme, poi dice che praticamente bisogna colpire, dovendo colpire, rendite, clientele e sperpero, cioè il vecchio casta corruzione in politica. Eh sì, no, è proprio quello, è solo cambiato il marketing attualmente, ma è la stessa cosa. E poi, vabbè, andiamo avanti, perché ci sono i saluti finali. Cioè, comunque la trasmissione è giunta al termine. Abbiate pazienza. Berlusconi ha già la camera a suo favore per gli ultimi 30 secondi. Beh, è molto semplice, credo che gli italiani siano già informati del nostro programma. È un programma di cui non si può dire che sia miracoloso, è un programma basato sulla conoscenza che abbiamo del lavoro, dei problemi concreti, dell'economia. È un programma che mira a risolvere il problema più urgente del paese, che è quello del rilancio dell'economia, al fine di permettere il mantenimento dei tanti posti di lavoro che sono a rischio, al fine di permettere la creazione di nuovi posti di lavoro di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo, per fare questo, per poter finanziare lo sviluppo, ridurre la spesa pubblica, dobbiamo ridurla dando più equità al sistema fiscale, dobbiamo soprattutto ottenere che lo Stato possa fare della solidarietà vera, non a parole, nei confronti di chi ha bisogno, di chi soffre, degli anziani. Credo che sapremo farlo, dateci fiducia, fateci provare, non vi deluderemo mai. Non ci deluderà mai, l'ha detto davvero. Andiamo Occhietto. Momento. Aspetta, sta partendo. Aspettate. Io voglio dire semplicemente una cosa, che voglio promettere a tutti gli italiani che noi governiamo nel nome dell'efficienza e della solidarietà umana. Noi governeremo per il risanamento e per introdurre un grande elemento di innovazione, e sarà per noi un'ossessione, il lavoro e ancora un lavoro. Infine una promessa, noi concederemo, quando abbiamo vinto, la rivincita, voglio dire a Berlusconi, così finiamo in modo un po' più pacifico. Dovevo finire io. Così tratto. Pacifico? No, perché quando. Allora, no, non litigate su questo, che non ricominciamo. Mi permettere che voglio finire in modo pacifico e tranquillo, non voglio vincere tutto. Possiamo metterci d'accordo. Però dopo la sigla. Possiamo metterci d'accordo e penso che è bene che il Milan vinca il campionato e i progressisti le elezioni. Grazie. Dando la palla a lei, sono disposto a rinunciare anche al Milan. Credo che sarà molto difficile che lei non ci veda prevalere nelle elezioni, perché i sondaggi non saranno il voto, ma sono abbastanza scientifici per indicare che noi prevaleremo. E allora ci rivedremo dopo il voto e non dopo i sondaggi, e vedremo chi avrà avuto ragione. Alla fine si danno la stretta di mano, e poi vabbè, fantastico Berlusconi. Dovrebbero essere alleati nello stesso programma. Ah, certo. Cioè, bella questo partito.
Certo, poi Occhietto che dice il lavoro, il lavoro, il lavoro, che poi saranno proprio i partiti di sinistra a distruggere. A distruggere. Berlusconi vincerà, poi a fine anno si dimetterà, arriverà il governo tecnico. Perché a seconda dell'ideologia c'erano partiti più adatti a portare avanti l'agenda liberale e altri meno. Quindi si alternavano a seconda di quello che dovevi fare. È evidente che la distruzione del lavoro doveva essere fatta dalla sinistra, perché quando ci provava Berlusconi gli arrivava 1 milione di persone in piazza. Quindi insomma si sono spartiti i compiti in un programma che è sempre stato uguale. Come è stato evidente da questa lunga intervista, insomma il programma era assolutamente speculare ed è uguale a quello di Mario Monti, è uguale a quello del 5 Stelle, è uguale a quello della Lega, è uguale a quello del PD, è uguale a quello di Leo, è uguale a quello di Più Europa. Mettetevelo in testa, questa è la situazione. Bene Marco, io ti ringrazio per la pazienza, per essere stato con noi. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con, visto che erano l'uno speculare all'altro, con Berluschietto, era quello il candidato premier. Eh sì, eh sì. Un saluto a tutti, grazie.